Questo museo non ci sono riuscito a entrare stamani perché io e Roberto abbiamo fatto tardi, da ieri siamo in ritardo su tutto, ma questo museo io lo definisco sempre come il più bel museo della biodiversità che c'è in Italia. Quindi complimenti per questo lavoro. Ma Marcordi doveva anche dal fatto che quando fu costruito nacque da un progetto che viene della provincia di Siena, il professor Boitani, un progetto di tanti anni fa, non so se Luigi Boitani è presente, visto che abita anche vicino, no, non c'è. Un progetto che la provincia ebbe una visione, diciamo, antitempo rispetto a quello che si faceva e fu iniziato. Poi ci fu quel periodo difficile della provincia di Siena, del territorio, e io mi trovai a coordinare il comitato scientifico del gruppo che aveva vinto la realizzazione del museo. Furono anni difficili perché i fondi, insomma, quegli anni, sapete com'è andata la storia di questo territorio, però è venuto poi un risultato bellissimo. Quindi sono stato il coordinatore del comitato scientifico e l'ha realizzato, col lavoro di tanti collaboratori, Sara Landi in primis, che era qui, l'ho vista da sei miei ragazzi, altri tantissimi ragazzi dell'Università di Siena. Uno di questi, che dei miei studenti di allora, ora è il direttore, quindi un altro elemento di, come dire, mi si è presentato ora col barbone, me lo ricordavo qualche anno fa ancora più giovane. Quindi un bellissimo luogo, complimenti a questo e lunga vita anche al museo, direi, perché è comunque uno dei più bei musei. Allora, veniamo alla nostra relazione. Ce la siamo divisa in due pezzi e quindi parleremo una ventina di minuti ciascuno. E io me la sono presa un po' larga, perché ho detto, parliamo di Toscana. Secondo me siamo in un periodo in cui soffriamo troppo di regionalismo, lo dico subito. Secondo me uno dei limiti alla conservazione della biodiversità in questo paese è il titolo quinto della Costituzione. Lo dico in modo netto, così è chiaro. Troppe enti diversi, troppe visioni diverse. Vi dico solo questo, per il reporting della direttiva Habitat, lo Stato deve fare un reporting all'Unione Europea secondo le tre regioni geografiche in cui è classificato il territorio, ma secondo le nostre delineazioni del titolo quinto della Costituzione lo delega alle regioni, le quali hanno più regioni biogeografiche al proprio interno oppure singole, quindi è difficile far poi completare i dati. Veniamo al tema, diciamo, preso un po' a largo. Siamo entrati in un'epoca, il sindaco prima menzionava la lunga storia degli abitanti di questi territori con le foreste, no? Ci sono dei territori che hanno davvero una storia evolutiva del popolo con il territorio. Siamo entrati in un'epoca in cui l'uomo non è più un essere che coesiste, diciamo, in modo così armonioso al territorio. Nel 2020 la quantità degli oggetti prodotti dall'uomo supera la biomassa del pianeta, la massa vivente, ha superato la massa vivente del pianeta. Quindi abbiamo più edifici e oggetti costruiti dall'uomo che non foreste ed esseri viventi sul pianeta. La plastica ha raddoppiato il peso degli animali, più del doppio del peso degli animali. Altri dati spaventosi, diciamo, vengono dalla distribuzione della massa tra vari gruppi tassonomici. Ci sono tantissimi dati qua dentro, ma parlo solo 20 minuti, quindi non ve li posso raccontare tutti. Me ne dicono solo sui mammiferi. I mammiferi sono 7.000 specie, no? Lo dico sempre questo dato perché è semplicissimo. Incluso la balena, il canguro, il rinoceronte, tutte quelle cose. 7.000 specie. L'uomo pesa il 32% di questa biomassa. E gli animali domestici, mucche, cavalli, pecore, maiali, il 64%. Quindi grossolanamente, brutalmente, uomo e cibo per uomo fanno il 96% della biomassa dei mammiferi terrestri, le altre 7.000 specie il 4%. Non le abbiamo ancora estinte tutte, ma le stiamo costringendo a dei numeri così piccoli che inevitabilmente andranno incontro a grandi numeri di estinzioni. Tant'è che la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e servizi ecosistemici stima, dati di questo tipo, senza entrare nei numeri, che da qui a fine di questo secolo ci sarà circa 1 milione di specie in meno che vivranno su questo pianeta. Non 10, non 100, non 1000, ma 1 milione di specie in meno. I nostri figli, al fine della loro vita, avranno un pianeta così impoverito di 1 milione di specie rispetto a quelle che noi abbiamo ereditato. Questi tassi di estinzione, questo è un lavoro recente che fa vedere su Science i trend di estinzione, sono causati dal nostro impatto sugli ecosistemi fra i 100 e i 1000 volte quelli che avverrebbero naturalmente, perché l'estinzione è sempre avvenuta anche in natura, cioè basta pensare appunto all'estinzione dei dinosauri, che tutti la conoscono anche solo dai film, no? O dalle nozioni base. L'estinzione è un fenomeno normale, se non ci fosse l'estinzione non ci sarebbe l'evoluzione, quindi non ci sarebbe la formazione delle specie. Però in questo momento l'uomo sta causando i tassi di estinzione che superano di 1000 volte l'ordine di grandezza quelli naturali.
Perché questo? Perché gli habitat sono così ridotti, gli habitat naturali, che i processi naturali, ecologici e evolutivi sono ristretti a pochissimi spazi. La maggior parte della superficie è utilizzata da noi, per i nostri intelligenti. Ovviamente siamo 8 miliardi. Là dentro nel museo c'è un contatore della popolazione umana, che spero sia sempre attivo, che fa vedere in tempo reale come cambia. Io lo uso anche a lezione, se c'è anche online, e vi dico, guardate all'inizio della lezione e a fine lezione, 2 ore. Fate l'esercizio dopo, vedete quanto aumentiamo in 2 ore, in 4 ore come popolazione umana. Sono dei numeri spaventosi. E questo fa sì che gli ecosistemi naturali rimangono in dei frammenti, dei francobolli di terra molto molto circoscritti, molto limitati. In questo lavoro si fa vedere come Watson e colleghi fanno vedere come la wilderness, le aree selvagge, quelle dove la natura è ancora, diciamo, non controllata dall'uomo, perlomeno in maniera pesante, sono ridotte a pochissime aree. Se guardate l'Europa, non c'è nulla. Non c'è nulla perché qui la scala, essendo un lavoro a scala globale, è di 50 km per 50, cioè l'unità minima è 2500 km. Quindi non è mappabile, ci sono dei piccolissimi lembi ovviamente anche in Europa. Però, se lo notate, c'è una distribuzione nel nord dell'emisfero boreale, cioè nelle alte latitudini, dove ci sono ancora vasti spazi, grazie al clima sfavorevole, diciamo selvaggi, che però diventano via via sempre più utilizzabili, ma dove c'è poca biodiversità. Nei territori dove c'è più biodiversità, ad esempio la fascia intertropicali, questi lembi ci sono ancora, ma sono molto frammentati. Guardate il classico esempio del Sud America, dell'Amazzone. Se andate a vedere una scala anche più fine, vedrete un reticolato finissimo. Quando andiamo a fare un'analisi sulle foreste, che poi negli emisferi, nei climi temperati, le foreste rappresentano la principale forma di natura, no? La maggior parte degli ecosistemi terrestri sono foreste sugli ecosistemi temperati. Quando si va a vedere dove sono rimaste le foreste più importanti, questo è un lavoro di Francesco Maria Sabatini, che ho recentemente acquisito con un programma di Italia di Montalcini, il mio laboratorio, stava in Germania, ha fatto la mappa delle foreste primarie in Europa. Vedete, sono dei puntini quella, si tratta di piccolissime proporzioni in termini di percentuali di territorio, si parla di 0, non si parla di punti percentuali, 0, qualcosa di 0,0. Quindi i pochi lembi residui di foreste primarie o alcune molto vetuste, ossia quelle foreste che non sono state utilizzate all'uomo, le foreste primarie sono quelle che non sono mai state utilizzate all'uomo, quelle vetuste sono quelle che hanno degli alberi sopra certe soglie, no? Di età. Sono pochissime e sono concentrate anche in certe zone. Vedete l'Appennino settentrionale, basta pensare al Sasso Fratino, ricordiamolo, celebrato, istituito da Fabio Clauser. Qua c'è l'ex direttore del Parco Nazionale Foreste Casentinese, il dottor Bottacci, che credo era forse con lui pochi giorni fa, con il dottor Clauser, che ha istituito questa importante riserva nel 1959, andando contro la corrente, contro quello che era il pensiero dominante di dover sfruttare anche quel lembo di bosco, ha istituito questo bosco, questa riserva integrale, la prima d'Italia, no? 60 anni fa circa. In questi giorni ha fatto 103 anni. Mi ha mandato un messaggino di auguri, mi ha pure risposto via email. Quindi questi signori che hanno avuto la visione di salvare quei pochi lembi, e ne sono alcuni in Calabria, ricordo i posti dove addirittura gli alberi più vecchi d'Europa, scoperti dal professor Piovesan, sono dei pini in Calabria, o la quercia più vecchia del mondo, la latifoglia, l'angiosperma, addirittura l'arbore più vecchia del mondo, datata a un radiocarbonio in Calabria. Italo e Demeter rispettivamente sono stati nominati, quindi abbiamo dei valori puntuali molto importanti che rappresentano le storie evolutive importantissime. Pensate, quell'albero là, Italo, era là 1300 anni fa, quindi pensate anche ai temi di DNA antico, di insetti che può aver ospitato, di funghi micorrizici con i quali può aver interagito in 13 millenni di storia. Quando invece si parla di foreste a scala, diciamo, territoriale, spesso si hanno messaggi di questo tipo. Stanno aumentando le foreste aumentano, è un trend che si sentiamo dire. Stanno aumentando perché le foreste? Perché gran parte del territorio collinare e montano viene abbandonato alle popolazioni. C'è un fenomeno globale di inurbamento, tutti vogliono stare dove ci sono i servizi, le scuole, il lavoro, eccetera. E quindi c'è un fenomeno globale di inurbamento e di abbandono di territori. Ci sono piccole realtà,
e probabilmente Montichano è una di queste, in cui si riesce ad avere una vita anche sociale, economica attiva, ma a gran parte, in media, diciamo, i territori montani vengono abbandonati dall'uomo. E questo porta a un ritorno della natura. Leggiamolo così, non come l'abbandono dei posti, ma come il ritorno della natura. Un'accezione negativa o una positiva, no? E queste foreste che tornano, questi boschi, questi alberi prima, questi boschi che tornano, però sono giovani, non hanno quei valori di ecosistemi maturi, perché spesso sono alberi nuovi che sono insediati su terreni che hanno avuto una storia di coltivazione secolare. La Toscana, per questo, ora il grafico piccolo in fondo non si vede, è una delle regioni italiane a più alti stock di carbonio, cioè stock di alberi, materiale carbonio fissato nei tessuti degli alberi. Questo è un segno ovviamente molto positivo, però che può anche essere scorrelato, no, o perlomeno non direttamente correlato, al valore dei boschi in termini di biodiversità. Basta pensare, faccio il caso estremo, a una piantagione di eucalipti. Stocca tanto carbonio, ma in termini di biodiversità, se non è negativo, certamente non è positivo, no? Quindi i due valori sono spesso confusi come sinonimi, mentre in realtà possono rappresentare anche sfaccettature diverse. In Toscana, la realtà, ora qui ho messo, questa non è una slide da leggere, tanto per far vedere una serie di lavori che abbiamo fatto fra gli anni, fine degli anni 90 e 2010-2015, negli anni in cui sono stato all'Università di Siena, abbiamo studiato tantissimo le foreste toscane, dalla costa all'Appennino, e sono molto diversificate, grazie a, uno, l'enorme diversità geologica. La Toscana ha una diversità geologica spaventosa in senso positivo. Se prendete una mappa geologica d'Italia, vedrete nel centro della Toscana c'è una delle aree più eterogenee. Un gradiente altitudinale meraviglioso, dalla costa del mare, foreste mediterranee, fino alla crinale appenninici, e quindi una gestione storica diversificata, e quindi una diversità di foreste enorme. Quindi oltre alla quantità c'è anche tanta diversità. Questa diversità si porta dietro anche la storia. Questa mappa, vedo i carabinieri, probabilmente la conoscono, deriva da un lavoro che fu fatto, lo dico perché siamo nel provincia di Siena, va ricordato anche la storia delle persone. Il maresciallo Fontana, che era alla stazione forestale di Siena, una ventina di anni fa, trovò delle mappe del 1932, 25.000, 62-64 carte topografiche del GM, in cui dei forestali nel 1932 avevano scontornato, e quell'elemento vedete, tutti i pezzetti di bosco che erano scontornati a mano, e poi li avevano archiviati e mandati a Roma, dove avevano costituito una carta nazionale, di cui però si era persa anche memoria. Ce li consegnò, li digitalizzammo tutti, col professor De Dominicis, li digitalizzammo e li confrontammo con quello che era successo nei 7 decenni successivi, negli 8 decenni successivi, vedendo che e facciamo analisi a scala di provincia di Siena, e questa analisi di qua, dove si dimostrò il blu sono i boschi che sono, diciamo, comparsi in questo periodo, e il rosso quelli scomparsi. C'erano dei trend significativi, erano scomparsi i boschi piccoli in pianura, erano comparsi i boschi più grandi nelle colline, quindi c'era stato questo fenomeno di unificazione di patch, ma quando poi andammo a vedere con dei plot a terra, 600 e più plot a terra, che cosa ci fosse se questi boschi nuovi, o via via più nuovi, perché avevamo 3-4 step temporali, fossero uguali a quelli che c'erano anche prima del 32, quelli mappati dai forestali, in realtà venne fuori che la composizione specie era totalmente diversa. Cioè il fattore età del bosco diventava essere l'elemento numero uno nel dire quale specie si osservano nel bosco, a prescindere dalla tipologia, cioè bosco di legno piuttosto di quercia, piuttosto di una cosa, piuttosto di un'altra. Quindi l'età del bosco diventava il fattore numero uno. E questo fenomeno si è osservato anche in altre zone. Abbiamo avuto modo di trovare i dati di Pietro Zangheri, che un altro grandissimo naturalista italiano, faceva il direttore della Casa di Riposo di Forlì, ma ha raccolto e archiviato 15.000 campioni, incluso plot di vegetazione georeferenziati, che noi abbiamo ricampionato dopo 90 anni, 80-90 anni, trovando anche con lui, erano boschi allora, ai tempi di Zangheri, questo si tratta di Romagna, non Toscana, ma insomma, sono boschi oggi, le due osservazioni, Zangheri 1932-36-38 e noi nel 2015-18-20, combaciano solo il 15% delle specie, l'85% delle specie di piante sono diverse tra i due periodi.
e ci sono meno specie oggi che non allora, ma le specie di oggi sono più forestali, sono più indicatrici di boschi maturi, semplicemente perché questo fenomeno negativo dell'abbandono viene letto dall'ecologo come il ritorno di una comunità più naturale. Quindi quando si leggono questi articoli che il trend positivo di aumento degli alberi vanno sempre interpretati un po' bene, l'ha detto prima anche il relatore che mi ha preceduto. E tant'è che un paio di anni fa Gianluca Piovesan e io pubblicammo questo articolo sulla destra su Conservation Biology dicendo che è vero, i trend globali indicano un aumento degli alberi, ma attenzione, negli alberi, cioè incluse le piantagioni di pioppo o le piantagioni industriali, quindi c'è bisogno di proteggere tutto ciò che è naturale rispetto a ciò che è arboreo. Quindi facevamo una sorta di call globale per la protezione delle foreste naturali. Quindi quando andiamo a fare le utilizzazioni forestali, vengo a un quarto d'ora, 5 minuti, vengo alle conclusioni, ovviamente queste vanno interpretate in modo, come dire, hanno diverse sfaccettature, non si può essere, come dire, solo di parte a mettere un giudizio estremo, ce l'ha detto anche prima il sindaco, io sono uno che spesso si è espresso contro le politiche forestali, anche nazionali, o regionali anche, perché uso attuale spesso dimentica il valore di biodiversità, di funzionalità ecologica dei boschi. Faccio un paio di esempi. Si usano per riscaldarsi, siamo in un comune che l'ha detto, si riscaldano con la biomassa, ce l'ha detto il sindaco poco fa. Ovviamente pensare a un piccolo utilizzo di boschi in montagna per riscaldare un piccolo abitato o una casa di un privato, non penso che nessuno sia contrario. Il problema è quando questo diventa un utilizzo industriale e la biomassa viene tagliata, ad esempio, in Val di Farma per essere bruciata a 200 km di distanza, produrre un'energia, questa è la foto sulla destra, provocando, è della Montagnola, credo, questa non della Val di Farma, provocando degli impatti non solo sulla rimozione della componente legnosa, ma addirittura sul suolo, quindi minando la funzionalità ecologica del suolo e mettendo a rischio il rilascio di CO2 addirittura dal suolo, non solo dalla biomassa. Tutto, dicevo, basato su una filiera alimentata a petrolio, perché i camion che portavano la legna del Belagaio e macinavano qua gli alberi, poi li portavano a qualche centinaio di chilometri di distanza per bruciarli, vanno a petrolio. Quindi sarei curioso anche di capire il bilancio energetico, però su questo non è il mio mestiere, l'analisi energetica, quindi le lascio a chi la sa fare. Faccio due considerazioni di stampo di biologo della conservazione. Allora, quando si va a dire cosa c'è di male in un taglio forestale come questo, oppure questo, e vedo un altro a destra, direi dal punto di vista semiculturale probabilmente nulla. Sono tagli magari fatti anche bene rispetto a tutte le norme. Quello che mi lascia il dubbio è quello che sentivamo anche prima. Quando questi tagli vengono fatti nella stessa modalità, in un terreno che è non protetto, quindi destinato a una finalità produttiva, o in una riserva naturale, in un'area protetta, che invece avrebbe la finalità primaria di proteggere la biodiversità. Quindi ho preso questi due esempi proprio dal sito del WWF Toscana su Forest for Life, perché si tratta di due tagli fatti in riserve naturali. Ho preso due, ma ce ne sono tanti là dentro raccolti. Quindi di per sé non c'è nulla di male dal punto di vista semiculturale, e anche auspicabilmente sono fatti bene. Il problema è che in questo paese ancora non abbiamo sposato una filosofia piena di dare alle riserve naturali, a quei territori, una finalità, perlomeno col sussidio pubblico, non per un utilizzo produttivo di questo tipo, ma per un utilizzo di conservazione. E per questo diversi di noi, perché qui c'è una lettera che abbiamo mandato Roberto, io e Gianluca Piovesan al Nature su questa politica italiana dell'utilizzo delle biomasse. Poi di qua a destra manca un pezzetto, ecco qua, una lettera che abbiamo firmato in 500 scienziati del mondo, mandata a Biden, a von der Leyen e altri leader mondiali su il fatto critico di utilizzare massicciamente le foreste per energia piuttosto che per biodiversità, specie se utilizzando risorse pubbliche. E questa cosa non viene solo dagli ecologi e biologi della conservazione, viene anche ad esempio dalla Corte dei Conti europea, che dice
che la gestione forestale dei membri, paesi membri è destinata, è, diciamo, un pochino debole sugli aspetti della conservazione. Ovviamente viene anche da ONG che fanno questo mestiere, che stanno vedendo quanto diciamo, l'utilizzo del forestale per fini energetici su scala vasta stia minando la conservazione, e viene anche alla cronaca da quello che era successo recentemente, l'avete sentito, con gli arresti, perché poi in queste filiere spesso si innestano, anche quando sono di macro scala intendo, si sono innestati logiche diverse. Quindi darei un messaggino positivo, diciamo, no? Edward Wilson, che è uno degli autori più importanti di questo secolo, ha scritto tantissimi bei libri, anche scritti in italiano, tradotti in italiano, pochi anni fa ha scritto un libro che fonda questo progetto, Metà del pianeta. Dice: se vogliamo evitare quello che vi dicevo alla prima, perlomeno ridurlo, cioè l'estinzione della biodiversità su questo pianeta, l'uomo deve fare una nuova alleanza con la natura, col pianeta. Metà per noi e metà per tutte le altre specie. Metà del pianeta per noi e metà per le altre specie. Questa cosa è utopistica, perché noi attualmente usiamo già più di metà, però serve all'umanità avere un obiettivo quasi utopistico. Tant'è che subito dopo anche la strategia europea per la biodiversità prevede come primo pilastro, prevede quattro pilastri, il primo dei quali è proteggere e espandere le aree protette al 30%, ma vanno gestite in modo da aree protette, dico, le risorse pubbliche perlomeno. Non possiamo chiedere al privato, ma il pubblico non può destinare risorse per un utilizzo che vada contro la biodiversità. E un terzo di queste, quindi il 10% del territorio dell'Unione, dovrebbe essere destinato alla conservazione in modo stretto, dice la strategia. Cos'è questa conservazione in modo stretto? Nessuno l'ha ancora ben chiarito, c'è un documento di lavoro. Assieme a Roberto, Piero Zannini e altri colleghi, Gianluca Piovesan e una ventina di colleghi di tutta Europa, abbiamo provato a fare un'analisi a scala europea. E abbiamo detto: quali sono le aree protette strette? Abbiamo preso le aree 1, le riserve naturali integrali, Sasso Fratino, Monte Cristo, per darvi qualche nome famoso, le aree wilderness, che ci sono solo nei paesi scandinavi e nel nord Europa, e i parchi nazionali. Mettendoli tutti assieme si arriva al 4%, 3-4% dell'Unione Europea, siamo molto lontani dal 10%. E nei parchi nazionali, ad esempio, si fa anche selvicoltura in Italia. Non sono tutte zone A, no? Si fa anche selvicoltura. Quindi la realtà è che siamo lontanissimi da questo target del 10%. Inoltre, quando le spalmiamo, questa analisi topografica che abbiamo fatto confrontando superficie con la topografia, tendenzialmente siamo il blu rappresenta la distribuzione del territorio italiano, questo è il focus sull'Italia, e il giallo ciò che è protetto. Abbiamo poca superficie, ma è tutta distorta verso le alte quote, dove ovviamente è più facile proteggere. C'è una forte distorsione di mancanza di aree protette alle basse quote. Quindi facciamo un sacco di campagne sugli alberi, no? Tutti avete sentito, piantiamo miliardi di alberi, ormai tutti inventano numeri, prima che eravamo a milioni, lo siamo a miliardi, non so qual è il prossimo. Quindi va bene piantare gli alberi, non è che siamo contrari, ci mancherebbe. Piantare gli alberi, però vanno piantati dove servono, ad esempio negli ecosistemi urbani, dove l'albero contribuisce alla mitigazione climatica, col miglioramento delle condizioni locali, anche col benessere psicologico, perché è bello vedere un viale alberato piuttosto che un viale asfaltato, no? Però similmente non possiamo pensare di tagliare i boschi per produrre, come dire, energia e distruggere la biodiversità. Quindi bisogna trovare un compromesso tra questi due. E io un paio di anni fa, l'anno della biodiversità 2020, lanciavo un'idea simile, che era un articolo che si intitolava Ognuno la sua arca di Noè, nel quale dicevo: anziché un albero per cittadino, facciamo una campagna a 500 metri quadrati di terreno integro per cittadino, lasciato ai soli processi naturali. Quindi questo sarebbe un bel lascito. Ognuno una piccola arca di Noè, un'arca di Noè per traghettare la biodiversità da in questo momento difficile. Comunque se ne perderà tanta. E ci sono delle regioni, come la Toscana, qui concludo, questo obiettivamente è in Romagna, perché Sasso Fratino è andato di là, però insomma ho preso una foto che mi piaceva. La settimana scorsa sono stato a Pietraporciana, alla bellissima famiglia di Pietraporciana, dove c'erano condizioni simili. La Toscana, così come molte regioni dell'Appennino, hanno potenzialità enormi su questo.
di territori ancora di valore e possiamo utilizzarli, secondo me, anche come credito, perché l'Unione Europea c'ha una strategia che prevede di preservare in modo stretto il 10%. Dove noi ce l'abbiamo? Certi paesi non riusciranno a farlo perché sono più industrializzati, più trasformati. Quindi questi sono dei crediti che la nostra comunità, ove valorizzati, può usare anche a beneficio della collettività dell'Unione Europea, in senso di noi contribuiamo in modo significativo a questo target. Quindi le arche di Noè sono, non sono una cosa così che pochi visionari, tra primo Edward Wilson e in piccola parte il sottoscritto, ma partendo anche da Fabio Hauser con l'istituzione di Sasso Fratini, ma sono una necessità di impostare le politiche locali e nazionali ed europee per preservare la biodiversità nel prossimo futuro. E qui concludo lasciando la parola a Roberto. Grazie. Grazie per questo invito. Innanzitutto volevo esprimere il mio apprezzamento per il progetto che ci è stato presentato qui su scala regionale e poi su questi territori che sono effettivamente molto importanti da proteggere e necessitano di una grande attenzione e di una grande sensibilità, perché poi se non c'è una sensibilità alla tutela e alla conservazione, altri fattori predominano, come stiamo vedendo, soprattutto quelli economici. Quindi io volevo partire da una battuta, una riflessione generale di una frase che è interessante, che dice: immagina se gli alberi fornissero wifi gratuito, li pianteremmo ovunque come pazzi, è un peccato che ci essi forniscono soltanto l'ossigeno che respiriamo. È interessante, no? come frase. D'altra parte nasconde anche un messaggio che forse è anche un po' fuorviante, perché spesso, come già aveva anticipato Alessandro, ma in generale noi confondiamo gli alberi per i boschi. Gli alberi non sono i boschi, e confondiamo la parte con il tutto, e adesso vedremo che non è proprio la stessa cosa. Di recente abbiamo realizzato uno studio globale sulla diversità arborea, scoprendo che probabilmente, con buona approssimazione ovviamente, ci potrebbero essere ancora 9.000 alberi da scoprire su questo pianeta, non in Toscana, perché ovviamente nelle nostre zone, soprattutto in Europa, nelle zone temperate, non ci sono tantissime specie che probabilmente saranno scoperte, però in altre parti del mondo. Ma questo ci conforta sul fatto che ancora non abbiamo svelato tutti i misteri della natura di un gruppo, tra l'altro come quello degli alberi, che è abbastanza immobile, no? Sta lì e quindi è facile da scoprire. Immaginiamo quanti insetti, quanti microorganismi ancora restano da scoprire. D'altra parte ci preoccupa perché di queste 9.000 specie che non conosciamo, e di tantissime altre che non conosciamo, chissà quante ne stiamo già perdendo. Ecco, c'è il contatore della popolazione umana, ci vorrebbe anche un contatore delle specie che si perdono ogni secondo prima ancora di scoprirle, e sono davvero tantissime. La notizia ha fatto un po' il giro della stampa nazionale e internazionale e ci ha permesso comunque di fornire un messaggio di azione, di ulteriore azione. Dobbiamo continuare a ricercare, continuare a fare ricerca, ma dobbiamo allo stesso tempo e parallelamente proteggere, perché se non proteggiamo rischiamo di perdere più di quello che scopriamo. E come è stato detto, adesso io in precedenza, professor Chiarucci, non mi dilungo su questo, la situazione purtroppo in Europa, in Italia, da un punto di vista della selvaticità, appunto quel concetto di wilderness che viene molto diffuso soprattutto negli Stati Uniti, non è così, così diffusa, soprattutto se consideriamo l'ambiente forestale. L'ambiente forestale che ha necessità, per essere wild, appunto per essere selvatico, di tempo. La selvaticità dipende dal tempo. Se noi non diamo tempo a un ecosistema di maturare e di diventare appunto vetusto, antico, e lo costantemente lo disturbiamo, anche con piccole azioni, a volte alcune appunto sono sostenibili, perché magari soprattutto in passato con popolazioni ridotte servivano per la sussistenza della comunità locale, adesso purtroppo con l'aumento di popolazione e con l'industrializzazione dei processi non lo sono più. Quindi noi non stiamo permettendo quell'incremento di aree wild. E non è un caso, io direi, che appunto nella classificazione IUCN, quella generale, delle tre categorie di aree strettamente protette, la categoria 1B, quella della wilderness, non esiste in Italia. Cioè non c'è proprio una definizione giuridica, probabilmente perché non siamo in grado, eppure ci sono delle zone,
Sicuramente ce ne sono, appunto sull'Appennino in particolare, sulle Alpi, dove ancora potremmo individuare quei criteri di selvaticità, però da un punto di vista legislativo questa definizione manca. Quindi questo già potrebbe essere un'idea interessante, provare a inserire anche nella legislazione italiana il concetto di selvatico, che manca completamente. Si è fatta molta riforestazione, cioè da dire, è vero, bisogna ammettere che in Europa, compresa l'Italia, rispetto agli inizi del Novecento, dove c'era molto sfruttamento dei territori, guardate questi fianchi di collina brutalmente rasati e destinati poi a pascolo, pian piano c'è un recupero, appunto dovuto prevalentemente all'abbandono, e purtroppo però dobbiamo constatare che spesso la riforestazione e il recupero sono stati fatti in maniera che forse nel momento in cui venivano fatti, pensiamo a quegli interventi di ripristino di alcuni boschi con filari di conifere, i pini, no, famosi, che vediamo un po' dappertutto in Italia, o anche con monoculture o presenza di abeti, tutti coetanei, non disetanei, che ovviamente appena c'è un evento di disturbo, il classico disturbo ecologico, che è naturale solitamente agli ecosistemi, ma a volte è più intenso, e negli ultimi tempi, a causa anche dei cambiamenti climatici, i fenomeni sono sempre più estremi. Ricordate la tempesta Vaia, ad esempio, no? Qui c'è un'immagine della tempesta Vaia. Ovviamente la tempesta è stata già molto intensa, quindi avrebbe già danneggiato di per sé qualunque ecosistema. Nel momento in cui però trova tutta una serie di alberi piantati nello stesso momento, molto simili tra loro, molto poco idoni al territorio, quindi con bassa biodiversità, è ovvio che li butta giù come se fossero tanti pezzi di un domino. Questi sono errori del passato da cui si impara, ovviamente non si può tornare indietro, non si può recriminare, non si può dar colpa a nessuno, le conoscenze aumentano, abbiamo per fortuna un incremento della sensibilità, però sono fattori che vanno considerati, soprattutto in questa epoca in cui si cerca adesso di indirizzare nuove politiche ambientali, e a questo si collega molto l'utilizzo che facciamo poi delle risorse forestali e delle biomasse. A me devo dire fa anche un po' specie definirle risorse, così come sono un po' allergico al concetto di capitale naturale, già il concetto di capitale, di capitalismo mi sta un po' ostico, definirlo naturale diventa un po' un ossimoro secondo me, e destinare poi queste risorse alla combustione, quella che viene fatta nelle centrali a biomasse, è davvero preoccupante. E come diceva il professor Chiarucci prima, ci sono state tantissime notizie, l'anno scorso in particolare, in Italia aumentano i boschi, oltre 500-600 mila ettari e assorbimento della CO2, e questa è un'informazione che purtroppo è passata molto sulla stampa, ma è un po' fuorviante. Quello che aumenta, sì, sicuramente c'è un recupero, un ripristino di alcuni ambienti che vengono abbandonati, di terreni anche agricoli, territori che vengono lasciati, ma quello che aumenta fondamentalmente per il momento è la copertura arborea, e la copertura arborea non corrisponde alla copertura forestale, perché una foresta è qualcosa di molto più complesso di un insieme di alberi, e questo è un concetto che dovrebbe essere molto più diffuso. Noi abbiamo un gruppo di alberi e spesso diciamo sta tornando il bosco. Il bosco è un ecosistema complesso di tantissime specie, dove c'è un'alta biodiversità, dove ci sono una serie di processi e di dinamiche che necessitano secoli per potersi stabilire. Quindi il ritorno di qualche albero su terreni agricoli abbandonati è positivo, non sempre, tra l'altro, perché dipende anche dove e per quale ragione è stato abbandonato quel territorio agricolo, ma non certamente costituisce un incremento di superficie boschiva, quello che è stato un po' invece diffuso e spacciato come messaggio. Vedete un po' statistiche, questi sono dati presi dall'ultimo rapporto disponibile a livello nazionale, poi c'è quello del più recente sulla Toscana, del rapporto sullo stato delle foreste. Certamente c'è stato un aumento, però io dubito che questo possa essere definito bosco. C'è stato un aumento di copertura arborea negli ultimi anni, poi questo magari evolverà in bosco, lo potremo capire soltanto dall'utilizzo che ne faremo. Perché se continueremo a gestire queste aree come si fa molto spesso nella maggior parte poi dei boschi italiani, quello che aumenteremo è un insieme di elementi vegetazionali.
La vegetazione di per sé, ecco, questo è un dato toscano, adesso non mi soffermo molto perché l'ha fatto molto meglio il professor Chiarucci, però questo è un dato nazionale che io ho estratto da, sempre da questo rapporto, sulla, rispetto alle altre regioni. E quello che è interessante, mi ha colpito moltissimo, è che i cambi di uso del suolo autorizzati in Toscana sono circa 570 ettari, questo è un dato del 2017, che è un dato secondo soltanto quello della Sardegna. Quindi vuol dire che è stato autorizzato un cambio di uso del suolo che è abbastanza rilevante. Allo stesso modo, allo stesso tempo, guardate il cielo, il dato sul cielo, ci sono 11.600 ettari, quindi dato più alto di tutta Italia, certamente a fronte di una copertura forestale maggiore in altre regioni, però anche la Calabria ha una copertura equivalente, anche l'Umbria in proporzione ovviamente rispetto alla superficie, eppure non abbiamo questi livelli. L'Emilia Romagna, guardate, è seconda, proprio perché sono regioni vicine, forse anche con un po' di politiche simili, però il cielo è la struttura predominante di queste zone, e questo, devo dire la verità, non è un buon segno per il bosco, fatemelo dire chiaramente, io non faccio giri di parole, così come non è un buon segno il numero di autorizzazioni agli ettari autorizzati. Guardate, primo dato in Italia, 8.000 ettari autorizzati soltanto nel 2017 per il taglio. Di vario tipo, prevalentemente di cedolazione. Allora, quando parliamo di foresta dobbiamo stare molto attenti a distinguere bene la foresta dal degrado forestale, perché gli interventi che vengono fatti in foresta nella maggior parte dei casi purtroppo sono degrado, sono disturbo da un punto di vista, io ovviamente ognuno ha il suo punto di vista, io parlo da biologo della conservazione, per un biologo della conservazione un intervento in una foresta e la maggior parte degli interventi che vengono fatti in foresta sono dei degradi e non degli interventi di sostenibilità. Dobbiamo ricordarci e non dimenticare mai che foreste, boschi e clima, e che è anche il tema, diciamo, della giornata, sono strettamente collegati tra loro e hanno delle relazioni rilevanti. Quindi più degradiamo la foresta, più la danneggiamo, e meno servizio anche dal punto di vista del ciclo del carbonio ci fornisce. Quindi quello che noi facciamo è come se avessimo una sorta di spugna a disposizione, abbiamo una perdita d'acqua notevole. La perdita d'acqua corrisponde all'anidride carbonica, ai gas climalteranti che continuiamo a emettere. Siccome non vogliamo chiudere il rubinetto perché da un punto di vista economico è svantaggioso, cerchiamo almeno di riassorbire con le spugne che abbiamo a disposizione la perdita d'acqua. Se però le spugne iniziamo a degradarle, a danneggiarle, a ridurle, le spugne corrispondono ai nostri boschi e alle foreste mondiali, non abbiamo nessun mezzo per contenere questa perdita, quindi rischiamo davvero di allagare la casa che poi è il nostro pianeta. E guardate in termini di biodiversità, ovviamente più aumentiamo l'impatto antropico, quindi passando dalla foresta naturale, la foresta tagliata, la foresta secondaria e fino poi alla radura, proprio al nulla, è maggiore la perdita di numero di specie e quindi direttamente di biodiversità. Quindi il problema è questo, cioè se noi andiamo a gestire in maniera pesante, e direi a gestire in generale, le foreste, rischiamo di perdere moltissime di quelle specie che dalla foresta, poi dalla foresta matura, dipendono. Ci siamo inventati tutta una serie di marchi, di certificazioni, di criteri, che purtroppo però in fin dei conti non stanno portando quelli che sono i risultati che dovremmo, perché purtroppo dipendono da moltissimi meccanismi complessi, e purtroppo perché spesso, molto spesso, i certificatori, anche chi deve essere certificato, quindi un po' un autocontrollo che non funziona, nell'umanità non funziona, con la mentalità che abbiamo, l'uomo non è in grado di autocontrollarsi purtroppo, e quindi nonostante la presenza di tantissimi luoghi di qua e di là, la situazione, anzi a mio parere, fatemelo esprimere, poi è molto personale, ma questo meccanismo è anche controproducente, perché inserire un logo che certifica una qualità ambientale, una sostenibilità ambientale, quando in realtà poi le evidenze non sono così forti, dà all'opinione pubblica, al cittadino, una rassicurazione, una falsa rassicurazione sul fatto che c'è qualcun altro che sta controllando per me, quindi io posso permettermi di sostenere un determinato progetto. Questo purtroppo non è sempre così. Vedo ad esempio da studi recenti, nel 2017, ad esempio un diagramma di Cluso sulla tracciabilità di questo meccanismo di certificazione, con questo processo un po'
forzato, chiamiamolo così, di martellate, in cui si identifica chi può essere abbattuto e chi no, come se fosse una sorta di scelta nella definizione poi di albero che è importante, albero che non lo è. E beh, nel processo sì, è vero, ci sono tecnologie, il QR code, ci sono vari sistemi, il problema è proprio all'origine. Cioè all'origine noi non sappiamo effettivamente quanto valore avesse questo, quello che per noi diventa legno nell'ecosistema forestale, perché poi da un punto di vista economico forestale probabilmente ha rilevanza, da un punto di vista ecologico e biologico questi interventi sono comunque dannosi. E di recente si è diffuso, vedete, un'inchiesta di internazionale, ma fatta da De Spiegel in Germania, sull'impatto di IKEA, ad esempio, faccio un caso, adesso ce ne sono tante purtroppo, e sul fatto che la maggior parte delle IKEA, nonostante sia certificato e anche promosso a livello internazionale, non garantisce quella assolutamente, anzi c'è una grandissimo livello di deforestazione, ad esempio in Romania, in Bulgaria, in Ucraina, tutti i territori dai quali poi viene attinto questo legname da foreste che sono davvero vetuste ancora in alcune zone, stata la Transilvania ad esempio, no? E che però invece subiscono gravissimi, gravissimi danni. E l'Italia, nonostante questo, nonostante già abbia un impatto notevole sulle sue foreste, importa anche tantissimo legname, guardate ad esempio dal Brasile, quindi importa deforestazione indiretta e anche diretta, per varie ragioni, produzione di pascoli, ad esempio carne per la produzione di pascoli, coltivazione dell'olio di palma, il sud-est asiatico, legname per l'industria, anche dall'Africa, questo legname pregiato di cui spesso ci si fa lusso, parquet, finestre, il legno pregiato. Quindi noi non solo danneggiamo il nostro patrimonio forestale, ma andiamo anche ad attingere da quello straniero. E in questo modo che facciamo? Facciamo qualcosa che in biologia della conservazione viene chiamato debito di estinzione, cioè noi accumuliamo un debito, perché guardate, la percentuale di area che viene deforestata è ovviamente non sempre corrispondente all'immediato impatto che si ha sulle altre specie. Quindi l'impatto che noi abbiamo oggi, il reale effetto che abbiamo sulla biodiversità, lo andremo a vedere tra qualche anno. Quindi stiamo accumulando un debito, perché ovviamente le specie non si estinguono subito. E l'impatto maggiore che noi abbiamo è soprattutto sul numero, sulla biomassa, appunto, sulla popolazione. Quindi noi andiamo a ridurne le popolazioni, e quando le popolazioni, se le specie sono molto piccole, col tempo, e ci vuole un po' di anni in più, rischiano di estinguersi anche a livello locale. Questo ci ha portato a riflettere, ci sono stati adesso di recente, un ricercatore del CNR francese ha proposto questo effetto di induzione, che in effetti è un aspetto molto interessante. Cioè noi che facciamo? Guardate nel grafico in basso a sinistra il rapporto tra biodiversità e forestazione. Allora, in ecosistemi molto antropizzati, come un'area urbana ad esempio, il livello di biodiversità è bassissimo, ovviamente, ma anche il rischio di emergenza di nuove zoonosi, di nuove patologie è basso, perché ovviamente non abbiamo i vettori a parte l'essere umano. In aree forestali mature, dove c'è una biodiversità alta, dove l'uomo non interviene, il livello anche di zoonosi è bassissimo, perché c'è una biodiversità tale che gli ospiti e i potenziali patogeni sono così differenziati e si scambiano il patogeno tra loro. Pensate ad esempio un pipistrello, ha un sistema immunitario in grado di sostenere una quantità di microrganismi al suo interno, virus, batteri, che noi non abbiamo. Però se il virus e il batterio passa dal pipistrello a noi, siamo rovinati, l'abbiamo visto, no? L'intermezzo, diciamo, tra l'ambiente altamente antropizzato e quello altamente naturale, che è quello tipico, più diffuso nelle nostre zone, ma in generale nel mondo, che è quello di ambiente naturale ma molto impattato dall'uomo, gestito, tagliuzzato qua e là, frammentato, impattato in qualche modo anche per il prelievo venatorio, è quello dove si creano le maggiori condizioni, dove vedete c'è quella freccia rossa, dove c'è il più alto potenziale di diffusione delle zoonosi e delle patologie che gli animali possono passare all'uomo, perché c'è molta interazione, c'è molto disturbo, l'equilibrio si perde, e questo crea poi tutte le condizioni, predispone per poi l'emergenza di nuove epidemie che a volte si trasformano in pandemie. Quindi noi rischiamo, aumentando nella gestione, di andare a creare queste situazioni. Ed è il caso appunto, ne parlava anche prima il professor Chiarucci, di liberarsi da un po' di falsi miti, no?
sì, certamente sono progetti interessanti, piantare alberi, e non solo ci sono i problemi, vorrei aggiungere un ulteriore aspetto sulla problematica di piantare a caso e chissà cosa. C'è anche il problema di sapere cosa si pianta, perché molto spesso progetti di piantumazione, di riforestazione anche, vengono effettuati senza sapere l'origine delle sementi, l'origine delle piante che vengono poi introdotte. E spesso queste piante sono tutte molto imparentate tra loro, sono semi che provengono dalla stessa zona, non si sa nemmeno quale effettivamente, quindi non solo c'è una contaminazione genetica del patrimonio naturale autoctono delle specie che vengono utilizzate, sì, è vero che andiamo sul dettaglio maggiore, però questo va considerato. In più, essendo molto imparentate tra loro, immaginate una popolazione di alberi tutti con lo stesso patrimonio genetico perché derivano più o meno dalla stessa pianta madre, appena arriva il primo patogeno, non essendoci diversità genetica, colpisce tutte e quindi elimina tutte. Allora, questo è anche un altro grosso problema che viene affrontato poco, perché è più facile fare il claim, no, la provocazione, pianto 1 milione di alberi, 1 miliardo, 10 miliardi, ma quali, come, da dove provengono? E questo è un po' il problema. E poi, ecco, il COP26 recentemente, no, a Glasgow, si è fatta una gran confusione tra quello che è veramente una foresta e quelli che sono gli interventi autorizzati, quelli che invece si potrebbero autorizzare, come appunto ripiantumazione, eliminazione di un bosco per piantare una piantagione di eucalipto, di olio di palma, di pini, è l'equivalente in qualche modo si compensa, no? Si compensa quello che è l'effetto di deforestazione con questi interventi. No, non si compensa assolutamente, non si compensa l'intreccio di relazioni tra specie, la diversità, non si recupera in questa maniera assolutamente, quindi non va assolutamente confuso. E devo dire, questo dipende almeno a scala locale, mi dispiace dare questo dato, ma nel nostro paese risultano attivi 2700 impianti, secondo i dati di Terna, che è vero che contribuiscono al 6% del fabbisogno energetico nazionale, ma l'energia da biomassa non è sostenibile. Lo è, ecco, fatemelo dire proprio chiaramente, l'energia da biomassa è completamente insostenibile. Può funzionare se utilizziamo il piccolo, gli scarti, gli spazi di potatura, però il problema qual è? Per mantenere un impianto di questo genere, come la maggior parte dei 2700 impianti, è necessaria tanta energia. Gli impianti a combustione devono mantenersi attivi, non si può accenderli, spegnerli, non è il camino di casa. E per mantenere attivo un impianto c'è bisogno di un costante flusso di combustibile. Dobbiamo in qualche modo produrlo o ricavarlo. Se non lo ricaviamo, l'impianto non è efficiente. Si raffredda, poi bisogna riaccenderlo. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo costantemente fornire biomassa. E per fornire biomassa non usiamo soltanto gli spalci di potatura, gli scarti agricoli, tutto quello che è un residuo. No, andiamo a tagliare gli alberi per bruciarli. Questa è l'idea più assurda che si possa concepire in termini energetici e di protezione della biodiversità. Quindi andiamo a fare un doppio danno in parallelo alla biodiversità e al clima. Purtroppo questo problema oggi, in questo periodo, è ancora più grave a causa della guerra, dell'attuale guerra in Ucraina. Perché? Perché la crisi del gas ha aumentato di molto, l'avete visto, un po' c'è stata speculazione, perché il pellet che si trovava in commercio quest'anno è un pellet che è stato tagliato lo scorso anno, quando la guerra non c'era, quindi lì c'è stata una grandissima speculazione. Però il problema è che d'ora in poi, cioè da quest'anno, quando ci dovrà essere la nuova produzione di pellet per stufe, camini, eccetera, con il costo elevatissimo dell'energia prodotta da gas, moltissimi, facendo un po' i conti in tasca, preferiranno utilizzare materia legnosa. Questo, certamente, io dato non ce l'ho per quest'anno, perché ancora è tutto in corso, ma sono sicuro che se noi a gennaio 2024, anzi questo promemoria per un prossimo studio scientifico, gennaio 2024, andiamo ad analizzare l'effetto della guerra in Ucraina sulla deforestazione e l'aumento del consumo di pellet per riscaldamento domestico, che poi purtroppo è la prima causa, perché l'impianto a biomassa produce energia, come abbiamo detto, definito sostenibile è davvero nocivo. Il riscaldamento domestico utilizza il pellet che si va a comprare nei negozi. Il negozio lo acquista da qualcuno che l'ha prodotto, andando a utilizzare risorse forestali, quindi andando ad aumentare un problema che già è grave.
Guardate il dato fino al 2017, che è il dato disponibile che sono riuscito a trovare, c'è stato un calo nel 2014 e poi guardate la legna da albero, il pellet, in tonnellate, migliaia di tonnellate, guardate qui, cioè siamo a 17 milioni, 18 milioni di tonnellate in Italia di utilizzo di pellet e di legna da ardere. Questo legno, questa legna da ardere, questo pellet da qualche parte arriva e non arriva prevalentemente dalle piantagioni, perché se stessimo parlando di piantagioni, di filari di pioppi piantati in terreni agricoli abbandonati, di agroforestale, diciamo, potremmo anche accettarlo, perché fa parte di un processo, da qualche parte, insomma, la legna poi serve, anche un materiale sostenibile per certi punti di vista. Però se lo coltiviamo e lo utilizziamo, e non se lo andiamo a prelevare in boschi che poi si trasformano in tantissimi stuzzicadenti, insieme di stuzzicadenti, a me questo sembra, anche passando qui, arrivando in queste zone, ce ne sono alcune che hai la percezione di boschi belli, sani, ma altre zone che si vede gestite di recente o comunque negli ultimi anni che sembrano un insieme di stuzzicadenti. Quelli non sono boschi. Che ne dica chi fa questo tipo di interventi, che marchi gli alberi, che li tuteli, che li garantisca il ciclo, purtroppo questo non rappresenta assolutamente il bosco. Guardate le quantità, 6 milioni di metri cubi, 6-7, negli ultimi anni, abbastanza costante tra l'altro il ritmo di legna da ardere e legna da industria. E guardate la percentuale, cioè nei nostri boschi, questa è la percentuale nazionale, no? Il 27% e forse anche più dei boschi italiani è cedro matriciato, il che significa che noi la maggior parte, guardate le altre percentuali, poi c'è le fustaie, guardate le fustaie di setani, le fustaie regolari non arrivano al 18%, quindi anche meno della quantità di cedro. Quindi significa che noi la maggior parte dei boschi che abbiamo nel nostro paese sono boschi gestiti anche in maniera molto pesante. Questo è un serissimo problema. Allora, concludo, e vado verso la conclusione dicendovi, forse dobbiamo riconsiderare il concetto di biomassa. La biomassa è l'essenza fondamentale, perché si parla molto della biodiversità, che certamente è un concetto molto importante, ma si è dimenticato che la biodiversità senza la biomassa, cioè senza la quantità, non esiste. Cioè noi non possiamo avere singoli individui di singole specie, perché da soli non sopravvivrebbero. Andrebbero subito verso quello che si chiama il vortice dell'estinzione, si riprodurrebbero tra loro, sarebbero molto più vulnerabili. Noi abbiamo bisogno delle quantità, e appunto la biomassa umana, insieme a quella degli animali domestici, supera addirittura quella dei mammiferi selvatici. Allora, se noi non garantiamo biomassa per gli ecosistemi, guardate, la biomassa negli ecosistemi forestali è fondamentale. Ci sono tutta, ad esempio, questo è uno dei tanti casi, tutta una serie di insetti, quei famosi insetti xilofagi, che senza la biomassa morta, senza l'albero morto al suolo, non possono esistere. E noi li stiamo perdendo. Ci sono tantissimi casi, guardate gli insetti xilofagi qui nel grafico a destra, tra la canopea e la quantità di legname presente al suolo, guardate, hanno bisogno più o meno dello stesso quantitativo. Cioè non ce la fanno a sopravvivere in canopea. Se noi eliminiamo la biomassa legnosa, quindi se noi non lasciamo invecchiare il bosco, come ad esempio succede in tante zone di riserva integrale, vedete Sassofratino dov'è, e inciampate su qualunque ramo e tronco che è caduto, perché non viene tolto. Quindi in realtà c'è anche questo falso mito che il bosco va pulito. La pulizia del bosco è un'altra assurdità. Il bosco non va pulito, il bosco va lasciato così com'è, assolutamente. Non si può assolutamente cercare di... Cioè, noi non possiamo pulire un ecosistema che senza l'uomo è sempre esistito. Certamente si dice, e a volte si invoca questo criterio, ma l'uomo lo gestisce da secoli. Sì, ma lo gestisce male da secoli, scusate. Allora, proviamo a ridare alla natura quello che è della natura, proviamo a ridare a tutta una serie di specie, perché quando vediamo nel bosco soltanto un fattore, un elemento, una risorsa economica, quando anche ci sforziamo di vedere un insieme di alberi, stiamo ignorando tutta una serie di altre specie, le specie epifite, le altre piante, le piante erbacee, gli insetti, i mammiferi, che dal bosco dipendono, ma non dipendono da questi stuzzicadenti piazzati qua e là, perché voglio proprio, sfido un picchio, un ghiro, a trovare un habitat idoneo in questi alberelli lasciati qui e là, e ogni 15 anni vengono ritagliati, quindi assolutamente non è possibile. Guardate l'Italia, la rosaria alpina, il cerambice delle querce, il lucanus cervo, il cervo volante, ma provate, ecco, in alcune zone si trovano ancora, ma nella maggior parte dei territori dovrebbero essere diffusi in buona parte d'Italia. La reale di diffusione va dalle Alpi all'Appennino, ma è difficilissimo poterli trovare. La rosaria alpina è più appenninica, più alta, va bene, è più alpina,
male. Ma Cerambice e Lucano Cervus, ma ovviamente dove li andiamo a trovare se noi rimuoviamo costantemente tutta quella biomassa che a loro serve per vivere, perché depongono le uova e le larve poi vanno ad alimentarsi di questa biomassa? Non è possibile trovarla. Allora io vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande per noi siamo ecco, anche dopo c'è tutto il momento dopo, e vi invito a riflettere sul fatto che forse dovremmo passare dall'ecocentrismo all'ecocentrismo, e ancora non l'abbiamo fatto nonostante tanto greenwashing in giro. Grazie.